Il paradiso delle signore, puntate 28 a 29. Marcello apre una società di comodo. La soap opera Il paradiso delle signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni della Fiction Daily per gli episodi che saranno trasmessi mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre riportano che Maria, Chiara Russo, si lascia convincere da Irene, Francesca Del Fa, a fare un'uscita a quattro assieme ai due artisti. Intanto la contessa Adelaide intanto apprenderà che Marcello vuole mettere le mani su Palazzo Andreani. Nel frattempo ci sarà una discussione tra Matilde, Chiara Baschetti, e suo marito Tancredi, Flavio Parenti, quest'ultimo attuerà una mossa sorprendente qualche istante prima che la moglie e Vittorio, Alessandro Tersigni, partano per un viaggio d'affari. Roberto, Filippo Scarafia, e Mario, invece, si troveranno all'interno di una situazione potenzialmente pericolosa. Mentre Vito, Elia Tedesco, racconterà ad Armando, Pietro Genuardi, le sue paturnie affettive. Il pubblicitario percepirà che Jim ha intuito il suo legame con Oradaie, in onore della loro nascente amicizia. Deciderà di spiegarle come stanno realmente le cose. Irene, vogliosa di conquistare Michele, coinvolgerà Maria per un'uscita a quattro coi due artisti. Appuntamento che lascerà perplessi e un pizzico gelosi Alfredo, Gabriele Anagni, e il nuovo contabile dell'atelier. La nobile di Sant'Erasmo, poco dopo, verrà a conoscenza che Marcello ha creato una società di comodo che potrebbe permettere a entrambi di acquistare Palazzo Andreani prima che, durante l'asta, lo faccia il commendatore Umberto. Ben presto Adelaide riuscirà a sapere la cifra che sarà pronto a investire il cognato nell'affare. Nelle ore serali, inoltre, Villa Guarnieri sarà teatro di un acceso diverbio tra Tancredi e la moglie. Landi temerà che Gemma, dopo aver saputo del suo flirt con Mario, possa decidere di porre termine alla loro amicizia. Ma la figlia di Veronica non ci pensa minimamente e anzi sarà ben disposta ad aiutare il pubblicitario. Roberto e Mario, nel mentre, si troveranno in una situazione potenzialmente pericolosa. Irene scoprirà che Vito e Alfredo sanno dell'uscita a quattro in programma coi due artisti e Maria. La Mantia non potrà che essere deluso dal modo di comportarsi di Puglisi e cercherà conforto sfogandosi col capo magazziniere. Tancredi, infine, farà una sorprendente mossa poco prima che la moglie e i conti partano per un viaggio di lavoro. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.